Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo giocare a un gioco non tanto conosciuto, c'è chi ci ha fatto qualche video. Si chiama Passepartout. È un gioco dove noi siamo una rana strana che fa l'artista. In realtà all'inizio in un garage vende dei quadri e cerca di guadagnarsi da vivere facendo quei quadri. Praticamente quindi dovrò disegnare. Non c'è in italiano, però tanto devo disegnare, non c'è una storia importante, quindi va bene. Iniziamo, nuova carriera. Ecco, si chiude il sipario. C'è la cornice di cartone, bello. Atto 1, nuovo inizio. Sta aprendo il garage, guardate che belli che siamo. Ecco, io devo premere lì. E qui c'ho la mia tela e devo iniziare a fare un quadro. Tipo, se io faccio così, guardate come si muove. Facciamo il disegno di un bambino di tipo 5 anni dell'asilo, no? Guardate qua la tavoletta grafica. Se no posso provare anche col mouse. Tipo faccio così. Però comunque magari con la tavoletta grafica viene meglio. Ecco, come dobbiamo fare sta casetta. Stile proprio bambino di 5 anni. Ok, mettiamo il color rosso per fare il tetto. Ok, dobbiamo fare il pennello più piccolo delle finestre, così, proprio fatte apposta per essere fatte male. Poi col marrone facciamo una bella porticina. Guarda, le finestre gli aggiungo pure questo, proprio come un bambino. Il cielo è nero perché è notte, quindi gli facciamo la luna. Io mi ricordo quando ero piccolino, la luna la facevo con il cappellino da notte, perché tipo dormiva, no? C'aveva il cappellino con le stelline. Quindi lo farò uguale. Gli faccio il cappellino così, una faccia felice. Guardate quanto è felice questa luna. Era un alberello, un bel tronco storto. Qua che lo fanno tutti i bambini. Col verde più scuro facciamo la chioma. A posto. E adesso siamo pronti a guadagnare un sacco di soldi. Lo mettiamo qua e lo chiamiamo 5 anni. Ecco, è arrivato uno con le baguette, proprio Frances. No, no, vieni e compra il mio dipinto. Oh no, ho pagato l'affitto. 80 euro, mi rimangono 170. Signore, compra il mio quadro per favore. Dai, qualcuno lo vorrà comprare. Guarda, guarda, questo è un punk. Non lo compro. Vabbè, intanto allora vi faccio qualche altro disegno. Potrei disegnare qualche personaggio di cartoni animati, che ne so. Facciamo SpongeBob. Aspetta, sto guardando, vuole comprarlo. 74 euro, grazie, te lo do subito, bello mio. Eppure contento. I pantaloni. Qui facciamo la camicetta che ha SpongeBob. Adesso gli dobbiamo fare la bella cravattina Bombastic side eye. Ok, adesso facciamo così. Facciamo un secondo il dettaglio del colletto. La guancia. La bocca qua. Qua poi facciamo il dente. Il naso. L'altro dente. SpongeBob ha solo due denti. Ok, la guancia. Ora gli coloro la bocca. Però dovrei sbrigarmi, perché sennò questo gli finisce il conto in banca. Non sta venendo malissimissimo. Non mi sto impegnando tanto, perché non è che c'ho tutta sta voglia adesso di fare le opere d'arte. C'è qualche puntino SpongeBob, una spugna. Gli occhi sono un cerchio perfetto. Magari so io come farli. Ok, occhio 1. Come si cancella? Non posso cancellare. E niente, ormai l'ho fatto. Occhio 2. Diminuiamo proprio di un pelino. Lo facciamo col bianco. Ok, va bene così lo stesso. Le sopracciglia. Poi facciamo gli occhi azzurri. E dentro il nero della pupilla. A posto. E questa è la mia opera d'arte. Così poco simile a SpongeBob, perché lo chiamerò SpongeBob, perché è la versione tarocca. Questo magari lo vuole comprare. Non ha nessuna energia. Ma che dici? Non capiscono l'arte. Allora, cosa posso disegnare? Originalità. 94 euro subito te lo vendo. Cosa rappresenta questa? Una cacca. Che è proprio la condizione di questo artista. Vivo in un garage. La vite de merda. A posto. Adesso disegnerò un personaggio dei cartoni e voi dovete indovinare chi è. Come sto disegnando senza passione? Rappresenta la vita sua. Un personaggio celebre, famoso, lo dovete sapere subito chi è. Se non lo sapete siete veramente una disgrazia, ragazzi. Allora, in solo 26 no. C'è la bilancia, vuol dire che posso tipo contrattare, no? 32... 34, dai, 34 te lo vendo. Ovviamente capirete già chi è. Anche se magari non ho disegnato bene, si capisce il soggetto. La maglia, la sua bella giacchettina. Ok, qui c'è il filo che le collega. Facciamo due bottoni. Lui sì che sa come si conquistano le ragazze. Il suo bel nasone. Visto che è pelato, gli faccio il riflesso. Ovviamente, dai, avete capito chi è. Anche se non è disegnato nel migliore dei modi, si capisce chi è. Quindi lo chiamerò il meme. Non gli piace, ma questo non capisce niente. Ah, vabbè, dai, te lo posso contrattare, no? 66 è troppo basso, per questo qua. No, 51, 60, no, 45, è andato male il contratto, non te lo vendo a 45. Vale troppo per me questo. Ok, ecco qua, mi sembra un buon quadro. Il titolo è Iscriviti ora. Perfetto, è tu che non sei iscritto e stai guardando questo video, capito? Questo lo vuole per 54, venduto. Ho sbloccato un nuovo attrezzo, la bombola spray, ma... fa schifo. Posso farlo anche in orizzontale. Un'idea. Ok,
mi pare che si capisca cos'è. Anzi, gli aggiungo pure un dettaglino. Il coltello qua lo chiamo sus. Fresco come una baguette mattutina. Ok, 71. Disegno Giorgia Meloni. Questo è un melone. Questa è una Giorgia Melone. Vabbè, comunque è un'opera d'arte. Giorgia Melone. Disegno il signore quello lì francese con le baguette. Allora gli faccio il cappellino da francese che aveva. La faccia. E meno male che ce l'aveva. Che baffi la francese. Così. Ah no, erano lì in su. Ok. Baffi la francese. Gli devo fare anche il sorriso perché è contento che ha comprato i miei quadri. Eccolo, guarda che felice. È la maglia tipo da carcerato a strisce. Eccolo, eccolo che passa. Ok. Ecco qui. Va bene. E gli faccio il cestello con le baguette. Quindi la tracolla della borsa. Dentro lo facciamo più scuro perché funzionano così le ombre di solito. E gli facciamo una baguette dentro. Lo facciamo così. Ditemi se non sono o no un artista. Lo chiamo Baguettaro. Quello che vende le baguette, il baguettaro. Eccolo, eccolo, va e compralo. Ti prego, compralo, no? È un momento importante nella mia vita. Sì, eccolo! 105 euro per questo quadro. Vedi che gli piace, perché lui stesso è felice del ritratto. Facciamo la Mona Lisa. Che ci vuole? Eccola! No, non è questa. È questa! Lo so, davvero bella. E visto che la versione tarocca pure questa, la chiamo, invece di Monna, la chiamo Manno, Lisa. Disegno l'Italia, a memoria, tipo, vabbè, la forma di stivale. Italy, mafia, mamma mia, pizza e... Va bene, Italy, mafia, mamma mia, pizza. Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono messo un po' a disegnare, mi sono passato il tempo. Seguite questi sogni e fate i pittori nei garage, ciao.